Maria. Anna Maria, una sua dichiarazione. Lei si è dichiarata innocente. È stata molto interessante la sua deposizione. Cosa dice? Una deposizione palesemente preparata, è stata molto chiara, al di là di dire che è innocente, che non ha avuto nessun ruolo né coinvolgimento della morte di Serena Mollicone, è stata anche capace di dire che dà per certo che il Tuzzi può non aver detto la verità, perché lo ha dato per certo, quindi pur non essendo lei presente in caserma, pur non avendo fatto servizio, però lei ritiene che quello che ha detto il Tuzzi è qualcosa di non veritiero. Cioè, è sempre una deposizione molto preparata, al di là di già il fatto stesso di aver impostato la deposizione con le domande fatte unicamente dai loro difensori, e quindi li hanno preparati, sapevano già. Abbiamo visto cosa è avvenuto in precedenza con Mottola, nel momento in cui ci sono state le domande fatte dalla procura, erano domande cui non erano preparati, hanno fatto sospendere l'esame, quindi non ci aspettavamo certo una confessione, non ci aspettavamo niente di diverso dalle dichiarazioni rese, non hanno fatto altro che ribadire che erano innocenti senza dare alcuna spiegazione, e andando anche a contraddirsi sul fatto della porta, la porta che non è stata vista, sanno però che è stata sostituita nell'immediatezza, assolutamente hanno ribadito che la porta, almeno alla signora, gliel'ha riferito il marito di averla rotta, ma nello stesso tempo di averla sostituita, ma nessuno della famiglia ha mai visto questa porta rotta, mi sembra palesemente contraddittoria, ma anche non veritiera. Abbiamo risentito dopo 14 anni la voce di Santino. Sì, è vero. Peccato che non è lui qui presente a poter ribadire quella dichiarazione. Ma il passaggio c'è. Allora, che il Tuzzi mostrasse timore nel dire palesemente che Serena Mollicone era entrata. Ma perché? Perché lo sapeva che stava compromettendo una situazione che avrebbe compromesso anche tutti i colleghi vicino. Quindi aveva timore a dirlo. Ma nella dichiarazione, in quell'audio che abbiamo sentito, lui non era timoroso, lui era tranquillo, quindi quando gli hanno fatto la domanda, avete visto Serena Mollicone, lui ha affermato, non ha negato, non ha detto no, io non ho visto Serena Mollicone, lui l'ha detto, l'ha anche descritta, che poi era un po' titubante e avesse paura, oppure si aspettasse dall'altra parte non troppe domande per non mettere in difficoltà i suoi colleghi, perché effettivamente si è visto, l'unica dichiarazione e l'unico ad affermare che Serena Mollicone è entrata nella caserma è stato il Tuzzi, e non ha avuto l'appoggio di nessuno, a tutt'oggi non ha l'appoggio di nessuno, l'abbiamo visto, la dichiarazione di Quadrale che perfettamente aggancia tutti gli orari per escludere la presenza degli stessi all'interno della caserma, perché? Perché devono dire che stavano completamente fuori, non c'è stato un momento, e in quelle fasce d'orare in cui ci poteva essere, no, non è entrata neanche a dire, lo stesso Quadrale a confermare che nell'intercettazione Santino dice che è entrata una ragazza, neanche quello, quindi negare anche la presenza di una ragazza, perché? Perché sappiamo tutti chi è quella ragazza, c'è l'intercettazione del Quadrale, è logico che quell'intercettazione aveva il senso di far confermare, di far capire al Tuzzi che loro quello avevano fatto, e quindi era impossibile che poteva aver visto Serena, perché loro erano usciti, loro erano andati a fare i posti di blocco, e quindi è chiaro, ma più che altro per fargli proprio capire, ma io lo dice anche palesemente, io questo ricordo, io questo dico e questo continuo a dire, per far capire palesemente, lo ha fatto intendere al Tuzzi, che non l'avrebbero mai sostenuto nella dichiarazione di aver visto entrare una ragazza. Quindi Tuzzi è stato lasciato solo, si è visto, infatti a tutt'oggi è l'unico, nessuno ha avuto il coraggio anche di confermare che è entrata una ragazza. Quindi questo mi fa molto dubitare sulla veridicità delle dichiarazioni rese, perché che male ci sarebbe se quella ragazza, se una ragazza è entrata, perché escludere anche una ragazza? Perché quella ragazza è Serena Mollicone, e ce lo dice la porta, ce lo dice il corpo di Serena e ce l'ha detto anche Tuzzi. Non torna il fatto che, al di là dell'esame, dei tabulati che collocano i componenti della famiglia Mottola o all'interno o all'esterno dell'abitazione, a seconda che si tratti di Marco o di Anna Maria Mottola, non sono riusciti a dare una spiegazione, non hanno accettato il contraddittorio sulla porta. Hanno
declinato qualsiasi responsabilità, ma poi sappiamo che la dottoressa Cattaneo ha spiegato la perfetta compatibilità tra il cranio di Serena Mollicone con la rottura della porta e ha dichiarato invece che il pugno di Franco Mottola non è compatibile per la particolare conformazione della mano con la rottura della porta, non coincide né con l'altezza né con l'impronta, non risulta poi che né Marco né Franco Mottola abbiano mai avuto lesioni che invece sarebbero state anche importanti perché se si rompe con un pugno una porta comunque ci sono delle ferite. Quindi diciamo che il loro esame è stato un esame esaustivo soltanto sulla prima parte, abbiamo avuto una rilettura dei tabulati per quanto riguarda l'esame di Marco Mottola, è stato tutto una probabilità, è possibile, hanno ammesso ciò che dovevano ammettere necessariamente perché era uscito fuori dalle carte processuali e cioè l'assunzione di Marco di stupefacenti, però si sono sottratti interrompendo l'esame di Marco Mottola sulla spiegazione che la porta. Noi ipotizziamo che la porta sia l'arma del delitto e questa è l'ipotesi accusatoria e loro non ci hanno spiegato il perché. Credo che comunque non abbia risposto a quelle che sono domande logiche. È possibile che in una famiglia un padre si adiri a tal punto da rompere con un pugno una porta e la moglie non veda questa porta, non l'abbia mai vista? Non ha mai visto la porta, non sa quando il marito l'ha sostituita, non sa quando è successo. Io se mio marito avesse un comportamento del genere nei confronti di mio figlio chiederei moltissime spiegazioni. Io credo che non si possa andare contro la logica e soprattutto insultare la logica degli altri.